ospiti stasera, il peso di una, ovviamente qui si parla di una libellula, peso di una libellula, beh qui si parla di peso perché dietro c'è una storia di anoressia, un passato sofferto in alcuni momenti, però poi si è risolta praticamente come una fenice, quindi vorrei capire che cosa è successo, se è passato un po', hai toccato il fondo della piscina e piano piano si è riaffiorata fino alla superficie, ci spieghi come sei riuscita a fare questa parabola nella tua vita? Allora, buonasera a tutti. Allora, in realtà quello che mi preme più dire stasera, più che parlare della malattia in sé, che non si conosce ancora molto bene, ci sono tanti tabù legati appunto ai disturbi alimentari, però quello che mi preme a me in questo momento è dire che faccio io, in realtà, in seguito alla mia malattia e alla mia guarigione. Allora, io giro l'Italia con tanti progetti legati all'informazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari, perché bisogna parlarne, perché è la prima causa di morte nelle giovani ragazze dai 18 ai 25 anni, e bisogna parlarne bene, e parlarne bene vuol dire lanciare messaggi di speranza, di vita, di gioia, di vivere, di positività. Bisogna parlare anche degli aspetti brutti legati alla malattia, però bisogna parlare soprattutto di una vita felice, bella, che si può tornare ad avere se solo riusciamo a chiedere aiuto. E io voglio essere quella mano tesa che non ho avuto, nel senso che mi è mancato il coraggio di rivolgermi ai medici, mi è mancato il coraggio di chiedere aiuto ai miei familiari, ai miei amici, e sono arrivata al limite perché ho avuto dei arresti cardiaci, ho affrontato un percorso molto duro in terapia intensiva, successivamente in clinica riabilitativa, e ho sofferto molto, e se solo avessi avuto una mano tesa che mi avesse aiutato, probabilmente mi sarei evitata tanto dolore. Quindi io voglio essere quella mano tesa che non ho avuto per gli altri, e il mio libro appunto parla della mia storia, però sotto un'ottica di rinascita, quindi voglio essere appunto quella luce in fondo al tunnel e dire non aver paura di chiedere aiuto, perché quando è passata la tempesta tornerà il sole, e qui c'è il sole. Quindi io ho creato poi un'associazione, collaboro con la ASL della mia regione, e appunto giro le scuole, parlo con i ragazzi proprio per sensibilizzare su questo tema, ma anche per dire che non bisogna vergognarsi assolutamente delle proprie, se affrontiamo un momento di difficoltà non bisogna temere di chiedere aiuto, anzi dobbiamo cominciare a vedere i nostri difetti come caratteristiche di unicità e non come limiti. Questo è molto importante, purtroppo nei giovani adesso c'è un po' questo senso di inadeguatezza generale, questa bassa autostima, questo tener chiusi dentro se stessi i sentimenti, le emozioni. In realtà il comunicare fa bene, evita molte cose spiacevoli, tra cui anche queste malattie che sono purtroppo sempre più diffuse. Questo è quello che faccio, è questo che porto in giro, sono abitata a Sanremo girando, e quindi so che non è forse il contesto più giusto, però è sempre il contesto giusto per parlare di cose belle, e la vita, la libertà, la voglia di vivere, di tornare a vivere, sono cose belle, quindi il contesto è sempre quello giusto alla fine. Sono veramente commosso dalla tua storia, è un bellissimo esempio per tutti, adulti ma anche i giovani, che sono un po' quella rappresentano un po' quella fragilità, perché ovviamente l'adolescenza spesso è molto tempestosa, e quella fase di cambiamento può portare ad affondarsi e fare in modo che le mani non riescano ad aggrapparli. Tu sei un esempio di come riuscire a risorgere con le tue forze, perché nella vita non sempre c'è qualcuno che ci aiuta. In realtà non proprio con le proprie forze, perché occorre dei medici che purtroppo ad oggi, e percorsi specifici che purtroppo ad oggi non ci sono. Quindi c'è anche questa battaglia che sto portando avanti in collaborazione con tante associazioni in Italia per far approvare, appunto abbiamo fatto approvare recentemente una legge che riconosce i disturbi alimentari come malattie sociali, e quindi aprire una serie di percorsi sanitari pubblici
per la cura di questi disturbi che sono sottovalutati ma che portano alla morte, non dimentichiamocelo. E quindi è importante che si aprano dei percorsi sanitari pubblici, è importante parlarne, è importante che la gente si svegli, che chi comanda si svegli e cominci a aiutare queste persone seriamente, garantendo le cure come qualsiasi altro tipo di malattia, perché non si cerca una malattia di nessun tipo. E bisogna un attimino far cadere questo tabù legato alle disturbi alimentari e le malattie mentali in generale. Non ci sta male per scelta, ci sta male perché si soffre tanto. E quindi io non sono un medico, sono solamente una ragazza che è riuscita a sconfiggere questa terribile malattia e che vuole portare il suo messaggio positivo di rinascita in giro per dare coraggio a tutte quelle persone che coraggio come me non ce l'hanno. Sono parole bellissime, io ovviamente non voglio contraddirti, ma io ritengo che comunque sia sicuramente è stato importante trovare dei medici che ti hanno indicato la giusta strada da intraprendere, ma chi poi ha percorso quella strada sei stata tu. Loro ti hanno solo indicato con il dito quale fosse la strada giusta. Siccome si dice da qualche parte che volere è potere, io sostengo che la prima cura a questa guarigione che sei riuscita a trovare nella tua vita è stata la tua volontà, quello che è lì dentro. E noi in questa vita attraversiamo tanta materialità, c'è tanta materialità, però noi non voglio dare messaggi funesti, però ovviamente prima di andare dall'altra parte, l'ultimo vestito che noi indossiamo non ha tasche e l'unica cosa che portiamo dall'altra parte sono i sentimenti e le emozioni che abbiamo vissuto. Quindi il messaggio che tu stai dando è: ognuno di noi fa un percorso e le proprie esperienze, che possono essere fatte solo di cose positive o negative, anche di transito tra la negatività e la positività, sono importanti, sono quelle esperienze che permettono all'anima di evolversi. E quindi il messaggio che ci stai dando è questo. In questo tuo libro, Elisa Fagioli, ovviamente parli della tua storia, sarò interessatissimo a leggerlo perché ci sono dei messaggi profondi. Dove si può acquistare? Dove si può trovare questo libro? Allora, in realtà lo sto posizionando adesso perché appena è uscito sono venuta qua, quindi ancora non ho avuto modo di distribuirlo, però è già da 12 anni che è in giro. Questa è una seconda edizione che a breve sarà disponibile su IBS, su Amazon. Okay. E poi distribuito in varie librerie e su autoordinazione sicuramente, quindi... sì, anche, stavo lavorando anche su quello. Interessante, veramente interessante. Quindi io invito il pubblico, voglio riprendere questo tuo libro, ad acquistare Il peso di una libellula di Elisa Fagioli. Si può acquistare anche su Amazon lo conosciamo tutti, quindi non si può scappare. Io vi invito perché questo libro non è un pezzo di carta, ma è un esempio di come cogliere i messaggi più profondi della vita per tutti noi. Io ringrazio Elisa per questa tua testimonianza. Io non ho bisogno di andare su Amazon, sono uno dei pochi, ecco, un'eccezione per me, io ti ringrazio, ma invito tutti voi a farlo. Grazie per la tua testimonianza, non dimenticherò le cose che mi hai raccontato. Grazie, alla prossima, ciao, grazie, grazie. Proseguiamo.